Un cortometraggio racconta il dono della vita per far rinascere altre vite. E Nicole ricomincia da me, realizzato dal regista Andrea Giuda di Controtempo Teatro, un'idea nata dalla collaborazione con l'associazione Nicole Ferrari La vita in un dono del presidente Luciano Formaro. Nicole Ferrari, cantante crotonese, è deceduta nel 2017 a seguito di un'emorragia cerebrale e, con la sua donazione degli organi, ha permesso di far vivere altre 4 persone. Il cortometraggio è stato presentato presso Piazza Marina d'Italia, dove vi è stata una riflessione sull'importanza della donazione degli organi in una regione fanalino di coda. Daniele Sorrentino si è occupato della musica del corto, prodotto da N2 Video Production, di Mauro Nigro, dove Maria Grazia Bisurgi ha interpretato Nicole Ferrari. La serata è stata condotta dalla giornalista Antonella Marazziti, con l'esibizione canora di Laura Araldo, artista crotonese, insieme alla partecipazione degli scrittori Flavio Iacones, Antonio Campagna e poi di Susi Stefanizzi, presente l'assessore alla cultura Nicola Corigliano e Rosalia Boito dell'Aido Crotone. Beh, le famiglie dei donatori di organi non possono altro che dire che donare gli organi non è una scelta eroica come qualcuno può pensare, ma invece dovrebbe essere inteso come un gesto di normale umanità. E le famiglie dei donatori, che siano di Crotone, della provincia o di tutta Italia, comunque hanno un obbligo morale, che è quello di portare quella testimonianza per consentire ad avere un'immagine migliore della propria comunità. Sua sorella ha donato gli organi. Ma qui voglio aggiungere che le scelte riguardano anche tutte quelle famiglie che, come la mia, hanno acconsentito alla donazione degli organi dei propri cari. Quali sono i numeri a Crotone e in Calabria? A Crotone abbiamo il 50% di negazione alla domanda quando si pone al comune, all'anagrafe, quindi abbiamo il 50% di diniego alla donazione degli organi, ma questo 50% deve essere ripartito dall'anno in cui il comune di Crotone è stato accreditato, quindi partiamo dal 2015, quindi dal 2015 al 2023, ai dati che abbiamo aggiornati al 15 di agosto, c'è un 50%. C'è da dire che nell'anno 2021-2022 c'è stato un piccolo incremento in positivo, perché da un 48% di negazione siamo passati a un 47%. Quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, e l'impegno nostro, non solo come associazione, ma tiriamo in ballo anche le amministrazioni comunali, deve essere un impegno profuso alla corretta informazione. Tentar di far comprendere quanto sia importante donare gli organi, e poi, siccome non è un obbligo ma un'opportunità, la gente, quando sarà sufficientemente informata, potrà liberamente scegliere se donare o meno. Io credo che questa serata non sia il compimento di un percorso, ma il vero e proprio inizio. Beh, sì, in realtà è verissimo. Nonostante con l'associazione Nicole Ferrari stiamo collaborando ormai da 4-5 anni, non ricordo bene, ma sembra un nuovo inizio, sembra qualcosa di diverso, che è un po' il coronamento di questa piccola parte di percorso che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo un po', ecco, l'associazione Nicole Ferrari ha alzato un po' il tiro, arrivando fino magari ad arrivare a fare un cortometraggio, e dal mio punto di vista sono molto contento, anche perché sono stato fortunatissimo a trovare Maria Grazia Bisurgi, che da attrice professionista si è calata perfettamente nella parte che volevamo raccontare. La difficoltà è stata quella di non cadere e non scadere in degli stereotipi, e quindi cercare di raccontare magari in maniera anche abbastanza cruda la vita di una persona normale come tutti noi, e poi successivamente quello che gli è successo e gli sviluppi che ha portato poi in termini di donazione degli organi e di precursione a queste cose, perché insomma non abbiamo percentuali di dono così alte nella nostra terra, e un esempio del genere per me è un esempio virtuoso, un baluardo di civiltà, quindi l'idea era stata rispettare soprattutto questa cosa.